Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutto Rugby. Siamo come sempre sui canali social di Per Sempre News. Oggi parliamo il ritorno di un'amica, Emilia De Angelis, consigliere del Comitato Campano Rugby e vicepresidente del Rugby Clan Santa Maria Capua Vetere. Ciao Emilia, come stai innanzitutto? Ciao Massimiliano, tutto bene? Buon pomeriggio a tutti. Siamo stati fermi, lo sappiamo benissimo, insomma ne parliamo da tanto, due stagioni praticamente perse a causa della pandemia. Stanno rientrando i numeri, a me interessano i giovani, i giovanissimi, come sono i numeri al clan? Allora sì, stanno rientrando piano piano, un po' alla volta, insomma, poi sai, i numeri di presenze ogni giorno cambia sempre, però insomma di tesseramenti aumenta, chiaramente poi sai, ragazzi adesso la scuola, adesso la febbre, mancano, però i tesseramenti stanno aumentando un po' alla volta, insomma, quindi non ci possiamo lamentare. Non siamo ancora riusciti a entrare nelle scuole perché ci eravamo avvicinati a qualche scuola, ma solo pensiero che potessimo andare è stata chiusa per via del Covid, quindi insomma, ma noi imperterriti andiamo avanti e aspettiamo che riapra per poter riavvicinarsi. Beh, ovviamente stanno ripartendo dei progetti, delle cose, insomma abbiamo delle notizie dal comitato, piano piano poi dopo ne parleremo. Volevo parlare con te, soffermarmi innanzitutto, domenica a Santa Maria Capua Vetere c'è stata innanzitutto la terza tappa della Coppa Italia Femminile Seniores. Raggruppamento le ragazze, insomma, per quanto riguarda la tappa, al primo posto il Benevento, al secondo posto la zona orientale Salerno, terza l'Amatori Napoli, quarto voi del clan, quinto le Barbarians, sesto la Reghi Salerno e settimo la Fragola. L'occasione non soltanto per portare avanti la Coppa Italia, ma è stata anche una giornata dedicata all'evento La lotta alla violenza sulle donne, il 25, quindi qualche giorno fa, ricorreva, se di ricorrenza si può parlare, questo evento un po' particolare. Voi siete partiti con, appunto, proprio riferita alla violenza sulle donne, con lo slogan sì al con tatto, no alla violenza. Erano presenti Katia Bacelli, psicologa, direttrice dell'associazione Salva Mamme, progetto valigia di salvataggio per quanto riguarda le Fiamme Oro Rugby, e sempre per quanto riguarda le Fiamme Oro Massimiliano Bizzozzero, polizia di Stato e appunto referente delle attività sociali delle Fiamme Oro Rugby. Noi li abbiamo anche intervistati, come Tutto Rugby, ne abbiamo parlato. Innanzitutto bisogna, la lotta alla violenza sulle donne è sempre un momento molto particolare. Le ragazze, innanzitutto io c'ero, domenica hanno giocato con un tempo pessimo, però insomma si usa al rugby, fino a che il pallone rimbalza si gioca, anche se sono donne. Esatto. Beh, dirti, è stato prima di tutto, devo dire, è stata un'attività del clan. Hanno partecipato tutti, dai più piccoli ai più grandi, insomma, hanno cercato di essere presenti per dimostrare la loro presenza e quindi la loro solidarietà alle donne, almeno quelle chiaramente vittime di violenza, insomma, che non dovrebbero proprio esistere. C'era questo tempo che non ci ha permesso, cioè, di rendere ancora più bella questa manifestazione, quindi questa brutta pioggia che ci ha accompagnato per tutto il tempo, però insomma, tra i calzettoni rossi delle ragazze, i segni rossi, come hai detto tu già, le Fiamme Oro che hanno partecipato, hanno fatto presenti, hanno dato delle esperienze tra l'altro personali, nel senso che la psicologa ha raccontato di alcuni episodi in cui lei ha aiutato delle persone, insomma, abbastanza tristi anche, però con poche parole ha reso l'idea di quello che loro fanno quotidianamente, insomma, quindi è stata una testimonianza molto importante per quanto riguarda la loro presenza. E hanno partecipato anche da tutta la giornata, sono rimasti con noi tutto il tempo, hanno visto le partite, hanno incoraggiato le ragazze, le hanno anche, come dire, premiate con delle belle parole per questa continua lotta con sotto la pioggia. È stata una giornata di sport, solamente di rugby e di donna, è stata veramente una bella giornata. Il terzo tempo è stato curato tra l'altro dall'associazione della cooperativa EVA, donne appunto vittime di violenza. Questo era un altro particolare per dare ancora più enfasi a questo evento,
E poi al termine c'è stato l'incontro con il presidente Calicchio, c'è stato anche il nostro presidente, il dottore Casino, e anche una piccola dimostrazione di Krav Maga, difesa personale. Questa è stata giusto qualche piccolo cenno per le donne che vengono in qualche modo, sai, all'improvviso, afferrate, insomma, sono state fatte delle piccole prese per come liberarsi da alcune situazioni, cose banali, niente di complicato. Insomma, che però poi in qualche modo degli input che possono aiutare in qualche modo nei momenti di difficoltà. Questo è stato tutto, il tutto tratto con una maglietta ricordo, che era sempre il motto, riportava il motto della giornata. Sì al contatto, no alla violenza. E ho dimenticato di darti, tra l'altro. Perdono. Vabbè, poi me la darai, capiteranno occasioni, molto volentieri me la accetterò. Quello che mi fa piacere è anche un'altra cosa, anche altre discipline, non soltanto il rugby, ma come giustamente dicevi tu, anche altre discipline tranquillamente hanno detto la loro per quanto riguarda la lotta alla violenza sulle donne. Hai nominato due amici, due rugbisti, ricordiamo Peppe Calicchio, il presidente del comitato Campano Rugby, e Peppe Casino, il presidente appunto del Rugby Clan Santa Maria Capua Vetere, che salutiamo ovviamente a tutti gli organizzatori. Mi ha fatto piacere rivedere Gino Licciardi, che so vi sta dando una mano per quanto riguarda un po' la gestione della prima squadra. Ho rivisto tanti amici, Luca Stornaiolo, ho rivisto Tagle, insomma, ne ho visti tanti. Ho visto te naturalmente, ho visto Maria Carolina Agricola, insomma, quindi è stata una bella giornata di pioggia, ma una bella giornata di rugby che mi ha fatto molto piacere vedere e partecipare. Come ti dicevo, c'è stata la volontà di tutti di partecipare, ma non soltanto alla tappa della Coppa Italia femminile, c'è proprio una volontà di partecipare a questo evento, essere presenti come donne e come sport. Quindi, insomma, questa è stata una bella soddisfazione, nel senso una bella soddisfazione per noi che abbiamo organizzato e che, insomma, ma anche il comitato che, insomma, che ci ha permesso di fare tutto questo. Quindi, insomma, è stata una bella cosa. Ripeto, peccato soltanto il tempo, sarebbe stato ancora più bello, ma non possiamo farci nulla per quello, proprio non c'è dato da fare nulla. Mi Purtroppo dispiace. quello non lo possiamo comandare. Va bene, Emilia, io ti ringrazio, come sempre ti metti sempre a disposizione e di questo, insomma, ti ringrazio sempre. Ricordiamolo quindi, sì al contatto, no alla violenza, lo slogan da voi coniato appunto domenica durante la terza tappa della Coppa Italia femminile seniores di rugby. Grazie, mi senti, sono sempre un po' restia, ma poi la vinco, la conosco. Va bene, ci sentiremo presto. Grazie Ok, ancora. Saluti ovali a tutti. Canali social di grazie Per Sempre News. Seguiteci, seguiteci, seguiteci come sempre numerosi. Appuntamento alla prossima. Questo programma è stato offerto da...